15 milioni di euro già assegnati, di cui 1,5 milioni già trasferiti alla regione e 31 milioni in arrivo entro metà novembre, dopo un approfondimento tra le strutture della protezione civile regionale e nazionale per un totale di oltre 46 milioni di euro. Sono i fondi per l'Abruzzo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per far fronte alle emergenze legate alla neve, agli incendi e alle frane dei mesi scorsi. Li ha annunciati il presidente Luciano D'Alfonso dopo l'incontro a Roma con il capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nel dettaglio, i 46 milioni di euro stanziati si riferiscono a danni causati da maltempo per rimborsare spese sostenute da comuni per la rimozione della neve, l'accoglienza alberghiera delle famiglie colpite e per i primi interventi di somma urgenza per rimuovere incombenti pericoli.